Marco Bellocchio, allora, Esterno Notte, un film lungo, una serie, Tony Servillo lo definisce un film lungo, per lei qual è il termine più appropriato innanzitutto? Eh sì, un film lungo, nel senso che poi le definizioni, le divisioni, le differenze contano poco, però il fatto che sia stato riproposto da una grande distribuzione come la Lucky Red in due parti al cinema, dichiara che è un tipo di rappresentazione che può essere accettata e apprezzata anche da un pubblico cinematografico, anche se poi ormai non c'è più nessuna differenza, perché noi sappiamo benissimo che ci sono dei film mediocrissimi e ci sono delle serie che sono bellissime, insomma, quindi la differenza è qualcosa di archeologico del nostro passato remotissimo, in cui c'erano i grandi sceneggiati, le grandi serie e i film, che erano due cose separate. Adesso tutto si intreccia, la differenza è solo nel tempo. Ecco, in Buongiorno Notte venivano affrontati quei 55 giorni del sequestro, sì, Moro dagli occhi della giovane brigatista. Sì, sì. Adesso, sì, invece ha deciso di raccontare tutto quello che c'è intorno, tutto quello che è ruotato, sì, intorno, sì, a questa vicenda. Tutto. In parte, certamente, altri personaggi, in questo senso è più romanzo, là c'era il filo conduttore, era la brigatista, la sua casa, qui ci sono proprio degli episodi a parte in cui il fuoco sta su Cossiga, sul Papa, su Andreotti, sulla moglie di Moro. Questo è il senso di questa serie. Affrontando questa vicenda a distanza di 20 anni, sì, ovviamente si è, penso, nuovamente documentato, ha scoperto cose nuove. Beh, e sì, particolari, magari, no, rispetto a quelli di 20 anni fa. Come no, ho scoperto, mi sono documentato su quei personaggi che non c'erano, e chiaramente su Cossiga ho cercato di conoscere tutto quello che potevo riconoscere, sulla moglie di Moro pure, sul Papa pure, insomma, tutte cose che nel film di 20 anni prima erano viste un po' in modo laterale, ecco, qui diventano centrali. Va bene? Grazie. Prego.